Dopo questa intossicazione da fumo, tutti i casini con la voce, eccetera, eccetera, oggi vi faccio vedere a cosa Guarda, sto non ci lavorando. vedo Aiuto. niente, perché non ci sono... Allora, adesso vi parlo di questo specie di progetto. Recuperato motore di lavatrice. Che è questo. Comunque vi faccio vedere più o meno come l'ho montato. Allora, ho recuperato questo supporto che altro non è che la base di un seggiolino per batteria. Questo. Per montarlo sull'alberino ho utilizzato un dado 12 mA che è stato limato per più o meno la metà della sua lunghezza ed infilato sull'alberino. Il supporto del seggiolino è stato infilato sul dado, bloccato con una brugola. Quindi a questo supporto va montato il nostro disco di legno. Innanzitutto troviamoci il centro del nostro cerchio. Come si fa? Ci sono diversi metodi. Vediamo se i miei studi del liceo artistico e l'istituto europeo mi sono serviti a qualcosa e mi ricordo ancora soprattutto come si fa. Usiamo questo aggeggio, che è una specie di compasso, e troviamo due punti che intersecano la circonferenza. Eccoli qua. Questi due punti li uniamo per creare una corda. Una corda è una retta che tocca la circonferenza su due punti. Facendo un'altra retta perpendicolare alla corda che abbiamo appena fatto e tangente con l'intersezione che abbiamo trovato prima, tiriamo su una riga. Poi giriamo il nostro cerchio, facciamo un'altra corda e questa. Una retta perpendicolare a questa corda che interseca qui, quindi esattamente al centro della corda. L'intersezione di queste due rette perpendicolari ognuna alla propria corda ci dà il centro del cerchio. Bene, dopo questa lezione di geometria continuiamo con l'ambarada. È stato fatto già un foro centrale da 12 mm e i tre fori che andranno al supporto del seggiolino. Per vitare il supporto userò tre di questi aggeggi. Quindi faccio un foro in modo che questi vadano a scomparire all'interno del legno. Tramite questi perni da 8 fissiamo il nostro
disco rotante. Il disco in legno sarà bloccato al supporto. Il piatto che andremo a lavorare sarà fissato mediante un perno che entra all'interno del supporto con filettatura 12 mm. Ho già fatto una specie di supportino. Allora, questo è il perno che entra all'interno del supporto del seggiolino. C'è questa specie di rondella in modo da tenere un po' di più. Serriamo bene. Ok. E qui monteremo la coppia. E due dadi. Il primo dado servirà a spingere il piatto verso il supporto in legno e il secondo a bloccare il dado precedente. Così. Allora, perché serve questo supporto in legno? Perché soprattutto per le operazioni di taglio del piatto. Spingendo il piatto, se non abbiamo una superficie rigida posteriormente, il piatto si flette e quindi è un macello. Sono riuscito a fare un po', diciamo, la convergenza, dai. Aggiungendo degli spessori dove ci sono i perni, qui c'è una rondella. E qui c'è un pezzettino di lamiera. In questo modo, se guardate il calibro ruotando, il disco rimane dritto. La proviamo, spostatevi perché è pericoloso. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Se non vi è piaciuto, mi dispiace, mi raccomando, mettete mi piace e se volete iscrivetevi al canale.
E se volete iscrivetevi al canale. Mi raccomando, non fate queste minchiate che faccio io a casa. Ciao. Aiuto.